Le indicazioni che sono riportate sul sito ufficiale del Tribunale di Roma indicano nella partecipazione all'esperimento d'asta un prezzo base e un'offerta minima. La differenza fra i due importi è di un abbattimento del prezzo dell'offerta minima rispetto al prezzo base del 25%. Questo abbattimento, qualora l'asta andasse deserta, si potrebbe, sentiti chiaramente i creditori, ulteriormente abbattere di un ulteriore 20% di volta in volta. Il partecipante all'esperimento d'asta dovrà tenere in considerazione l'offerta minima e quindi indicare nella propria offerta quell'importo come offerta per l'acquisizione dell'immobile.